Finalmente, dopo innumerevoli richieste, sono pronto a presentarvi la bozza di quello che è lo scannatoio. Chi non lo sapesse, dove mi sto allenando ultimamente. Però prima di andare, facciamo un breve riepilogo di quella che è stata la mia avventura tra mondo palestre, home gym e tutto quello che ci gira intorno. Andiamo. Ed eccoci qua per i più vecchi del canale, dove diciamo è cominciato tutto. Addirittura adesso è più evoluta rispetto agli inizi, perché qua al posto di questa sbarra c'era un sacco da pugilato, che tra l'altro è lì dietro per terra. Qua dove sono io c'erano appesi a questa trave gli anelli, quelli da ginnastica artistica, insomma, li usavo per fare le trazioni, li usavo per fare dip, le flessioni, li usavo per fare un sacco di roba. Poi piano piano ho cominciato a evolvermi, ho preso questo rack su Amazon, costava veramente poco, 250 euro, con questi dischi gommati, che anche quelli venivano a poco. Mi sono allenato per veramente tanto tempo qua, ho cominciato a fare squat, military press, non avendo la panca non potevo fare spinta orizzontale, quindi mi sono attrezzato poi con delle parallele, che è stato un altro big implemento. E nulla, ora c'è pure una sbarra. In più ho aggiunto alla fine, quando sono, ho comprato dei dischi calibrati, una coppia di 20 sottili, quelli di blu che vedete, che appunto quando vado a zavorare le trazioni ovviamente sono più comode dei bumper. E niente, da qua è dove veramente è nato tutto. Per i più vecchi sul canale si ricorderanno muscle up violenti, chin up con elastico, che hanno scatenato commenti dei meno avvezzi al mondo dei pesi, perché l'elastico coi pesi, tutto. Da qua è iniziato veramente tutto, quando avevamo circa 1500-2000 iscritti. Ed è qui, con queste luci ancora offuscate che ricordano proprio i primi tempi, entra in gioco lo scannatoio. Quindi andiamo, che lo faccio vedere. Se la chiave dura qua, Zio Khan. Sono le baracche vere, ragazzi. Ci siamo. Come vedete è lamiera, ma dentro c'è l'acciaio, quello vero. Let's go. Tada! Ok ragazzi, per quanto il posto sia piccolo, sia freddo, sia comunque un'ex officina con delle damigiane di benzina, perché appunto serve per le moto, le macchine, non potrei essere più orgoglioso di questo posto, perché veramente da dove sono partito al dove sono arrivato adesso, che comunque è il nuovo punto d'inizio, perché effettivamente prima non potevo dire di avere un home gym, invece adesso è la prima vera home gym, baracca gym, e quindi ci sono veramente felicissimo, anche perché tutto quello che vi sto per far vedere, tutto è frutto degli investimenti di Listen, quindi tutto quello che noi andavamo a guadagnare da YouTube, dalle sponsorizzazioni con Prozis, che ringrazio ancora, da tutto in generale, dal coaching, quindi tutto quello che andava a riempire le casse di Listen in gran parte è stato usato anche soprattutto per fare questo piccolo progetto, che appunto servirà anche dopo come set per i video e tutto quello che verrà. Quindi è tutto stato investito qua dentro. Capite bene che bisogna esserne fieri di questa cosa, perché nessuno ci ha regalato niente, abbiamo tirato fuori i soldi di tasca nostra e quei soldi li abbiamo guadagnati facendo quello che voi vedete. Quindi quando qualcuno magari può chiedermi, ma i soldi che guadagnate voi influencer, anche se a me non piace definirmi influencer ma atleta, dove vanno, quanti sono, ecco, in un anno si riesce più o meno a far questo. Con il mio siamo riusciti a far questo, che ora vi farò vedere nel dettaglio, anche se beh, è molto piccolo, però ci sono qualche chicca che secondo me merita di essere vista più da vicino. Diamo il via al tour con una cosa fondamentale per una palestra, ovvero i pesi, i dischi. Questi sono esattamente 357,5 kg di dischi, costano all'incirca sui 5,3 euro, 5,4 euro, se non ricordo con esattezza, al chilo. In più, mi scoccia perché dovevano arrivarmi oggi, ma purtroppo c'è stato un inconveniente, ho altri due dischi da 25 che ho pagato 175 euro la coppia, molto meno costosi di questi, sempre calibrati ovviamente, e quindi ne valeva la pena, li ho presi. I collarini per fermare i dischi sul bilanciere sono i primi che ho preso, forse 13 euro, una cosa molto poco costosa. Per sorreggere i dischi, il mio amico Cozzo, su Instagram Cozzo Calisthenics Livorno, lo trovate comunque, è lui che mi ha prodotto questo portadischi, è anche questo circa un centinaio d'euro, molto solido, sta portando molto bene tutto il peso che gli grava addosso, e questa diciamo è stata la prima parte del nostro acquisto. Proseguendo, abbiamo la pedana da stacco con sopra il bilanciere. Sono le due cose che praticamente uso un pochino più spesso, ovviamente la pedana da stacco per farci stacco e il bilanciere lo uso in tutto, quindi panca, squat, stacco e via dicendo, complementari. La pedana adesso non ricordo il prezzo preciso, però sono 2 metri quadrati e mi pare siamo intorno al 150 euro più o meno, giù di lì, 200 euro, mentre per il bilanciere sono 300 euro. È un bilanciere da 30 mm olimpionico, 2 metri 20 20 kg, fa il suo sporco lavoro, però più avanti vorrei provare a fare un upgrade a un 29 mm, per quello comunque c'è tempo. Prima di passare ancora alle cose più succose, quelle che fa venire proprio l'acquolina in bocca, ho acquistato per la modica di 50 euro nuovi, non sto scherzando, questi qua li ho pagati 50 euro
sicuro la coppia. Sono quelli da competizione, quindi con la ghiera che si regola per ovviamente schiacciare meglio i dischi. 2,5 kg l'uno, quindi 5 kg totali. E li lascio sempre qua con i miei bellissimi dischi. Inoltre abbiamo questa bella pedanozza che fa tipo da box, che mi ha fatto un mio amico qua della zona, che tra l'altro ringrazio, si chiama anche lui Luca. Io lo uso per fare box squat, perché posso mettermi su coi piedi, i dischi in mezzo alle gambe, fare belt squat, scusate, non box squat. Lo usavo nella palestra dove andavo prima come rialzo per salire sui dip, sempre perché qua in mezzo c'è un buco e quindi coi dischi non faccio fatica a salire. Ed è molto bello, è comodo, leggero perché comunque è alluminio con sotto vari rinforzi per renderlo stabile. Una bella chicca che per chi ha un gym secondo me ci sta. Ma ora finalmente andiamo a vedere le cose un pochino più goduriose, quelle che proprio potrebbero interessarvi di più. Ok ragazzi, questo qua è il rack, che come vedete qua in fondo ho già marchiato con la scritta che appunto ci distingue come Listen. I più svegli ovviamente avranno notato che non ho un rack altissimo, ma questo per motivi logistici. Io, sapendo che dovevo trasferirmi in questo posto avendo questo soffitto così basso, non potevo optare per un rack da 2,20-2,30 m, perché appunto ci stava. È un 75x75 3 mm, pesa tipo 160 kg, è molto molto stabile, molto robusto, fa esattamente quello che deve fare. E a questo rack ci ho applicato anche questi fantastici J-Hook. Il rack è venuto da prezzo di listino, sono 1000 euro. Quando l'abbiamo preso noi c'era uno sconto che adesso non mi ricordo lo sconto esatto, comunque fate sui 700 euro. I J-Hook invece che ho fatto vedere sono 120 euro, la coppia ovviamente, non il singolo, perché sennò. E con tutto questo bellissimo rack c'erano già le safety, c'erano questi J-Hook e questi altri J-Hook. Ovviamente voi direte: ma Matteo, perché hai preso questi se ne avevi già due paia? Perché questi sono in ferro e quindi andavano ovviamente a rovinare la zincatura esterna del bilanciere e a ovviamente a ridurne la vita, perché se si toglie la zincatura si arrugginisce l'acciaio sotto e si sputtana un po' il bilanciere. Quindi ho optato per dei J-Hook con una protezione in plastica, sia questi che questi, per stare effettivamente tranquillo. Invece qua che ci sono seduto sopra è una bella panca, una panca piana classicissima, portata di 600 kg, misure regolamentari IPF, tutto quello che serve, dietro anche le rotelline per spostarla più comodamente, pagata se non vado errato sui 200 euro 190 euro, comunque super giù, siamo su quel prezzo, anche perché poi dipende dai vari sconti che ci sono applicati nel periodo dell'anno. Se non sbaglio non è nemmeno il top di gamma, perché quella ancora più figa costava un pochino di più, però avendo la stessa portata massima ho detto: ma perché spendere più soldi quando fanno la stessa cosa? Quindi ho preso questa, che è molto solida, fa benissimo il suo lavoro. Altro acquisto fondamentale che ho fatto insieme al rack e la panca è questa safety squat bar. Serve sostanzialmente per fare molti esercizi complementari, accessori, come appunto lo squat con la safety squat bar, che prende, avendo le impugnature qua e queste specie di curve che adesso facciamo vedere, queste qua spostano il baricentro dei dischi molto avanti andando a simulare un front squat, rendendolo ovviamente più comodo, accessibile a tutti. Può essere usata per fare un'altra miriade di esercizi addirittura senza tenere le mani sul bilanciere, perché avendo il baricentro spostato in avanti e questi due ganci che scendono verso il vostro petto, il bilanciere non vi scivolerà, quindi voi potete tenere il bilanciere sulle spalle, mettere le mani magari sul rack e fare esercizi dove serve più equilibrio senza il fattore equilibrio, quindi sostenervi con le mani al rack e fare magari degli affondi bulgari, uno squat che va a simulare un hack squat, comunque una serie di esercizi molto belli e che in un gym senza macchinari offrono quella varietà in più che non fa mai male. Per continuare la serie dei bilancieri, questo è il terzo e ultimo bilanciere che ho qua in palestrina. È un bilanciere per appunto fare curl, bicipiti o i tricipiti, le french press, quelle cose lì, soltanto che ha un'impugnatura da 50 mm. Questo l'ho preso per far lavorare molto, diciamo, la presa, essendo che io stacco anche in presa mista, quindi ho pensato di fare un primo acquisto intelligente prendendo questo qua. Ovviamente poi in futuro ho intenzione di prenderne anche uno classico, quindi con un diametro da 28 mm, quello che si vede in tutte le palestre. Però intanto ho questo, che anche lui fa il suo sporchissimo lavoro, pagato sui 100 euro pure questo, una roba del genere, adesso non ricordo con esattezza, perdonatemi. Però è molto bello anche perché ha le boccole che girano come un bilanciere olimpionico, quindi è molto comodo da usare, fa il suo bellissimo lavoro. Poi lì in fondo smontate, vedete le parallele che usavo in mansarda da me e che ho usato anche ultimamente prima di trasferirmi qua nell'altra palestra. Ora sono lì smontate perché devo spedirle a Leo, quel bastardo, niente, le diamo a lui per potersi allenare anche lui in tranquillità, e io invece devo aspettare un altro piccolo upgrade che arriverà penso ormai a breve, e nulla, quindi dovete aspettare ancora un attimo perché come dicevo non è finita. Qui come vedete ho una carrucola, io vado ad appendere qua un moschettone, l'aggancio, e ovviamente posso farci tutti quegli esercizi come down per i tricipiti, posso farci una specie di lat monobraccio, posso comunque farci tutta una serie di complementari
muscolari monoarticolari, esercizi quindi più che altro accessori, che sono sempre molto utili per lavorare in isolamento, comunque finire magari gli allenamenti senza troppo stress, facendo esercizi più facili, appunto, più facili. E il caricamento è fatto tramite questo perno in acciaio, oppure tramite questo, a questo laccio praticamente, da qua si inseriscono i dischi. Questo fa lo stesso identico lavoro di quell'altro perno, soltanto che è flessibile, quindi per alcuni tipi di esercizi è meglio questo sostanzialmente. Questo praticamente è lo scannatoio. Comunque, in ogni caso, se ci fosse un'azienda che volesse prendere parte a questo tipo di progetto, comunque darmi una mano, darci una mano, a me farebbe ovviamente un immenso piacere, ovviamente senza pretese, però nel caso scrivetemi, non so, vi lascio i contatti qua sotto, Instagram, una mail, quello che volete, piccione viaggiatore. Ok, ora però basta cazzeggiare, io mi preparo un attimo e vi faccio vedere qualche clip dell'allenamento, così per farvi vedere effettivamente cosa faccio qua dentro, al freddo e al buio, però è così che crescono gli eroi, ragazzi, ricordatelo sempre. Steve Jobs fece Apple in un garage, cazzo. Madonna, non si muove di cosa stiamo parlando. Non ascoltate chi vi dice che questo qua è un esercizio del cazzo. Prima provate e voi credete, lo sapete. Cazzo, fratello! Dai, fratello, cazzo! Cazzo, fratello, mi manca l'ultima serie, fratello. Non lo so, però, fratello, oggi era un po' leggere, cazzo, fratello. Dai, Nino! Dai, Nino, allora andiamo! Osti! Oh. Easy, Nino, basta, c'eri qua. Basta! Mi hanno venduto dei pesi finti, porca troia. Lo so, boh. Nel senso, non so, non so, non so. Allora ragazzi, questo qua è lo scannatoio, ovviamente in via molto provvisoria. Spero che comunque vi sia piaciuto vederlo un attimino, capire il luogo in cui sono, l'attrezzatura che ho a disposizione. Fatemi sapere nei commenti se magari volete qualche video specifico su come faccio qualche tipo di esercizio che magari con un home gym a voi non viene in mente, ma si può fare anche con pochissima attrezzatura. E niente, ciao!